E si va ai calci di rigore, Daniele Fortuna. Domenico Berardi è il primo che si avvicina sul dischetto. La rincorsa di Berardi, il tiro, la rete. Il ragazzo di Calabria la mette dentro. Un gol per noi, un gol per noi, un gol per noi, un gol per noi. Harry Kane contro Donnarumma, Harry Kane è destro, Donnarumma che si piazza al centro della sua porta, i rigori si tirano alla destra della nostra punto di osservazione. Parte Harry Kane che batterà con il destro la rincorsa, il tiro, rete. Aveva intuito Donnarumma il tiro ad incrociare sul palo destro a mezza altezza, non c'è arrivato l'estremo difensore azzurro, il pallone che è finito in porta e siamo 1-1. Tocca ad Andrea Belotti, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Belotti, il tiro, la parata di Pickford. Quindi tre tiri, un gol a testa e poi l'errore di Andrea Belotti. Tocca a Maguire, il tiro che parte, splendido, calcio di rigore sotto l'incrocio dei pali, spiazzato Gigio Donnarumma e sono... Due gol dopo quattro rigori, due gol per l'Inghilterra, Leonardo Bonucci che è stato l'autore del gol del pareggio della nostra nazionale, Leonardo Bonucci che mette il pallone proprio sul dischetto degli 11 metri, andrà a calciare lui con il destro, Southgate guarda con grande intensità la porta dove si battono i calci di rigore, parte Bonucci con il suo tiro, la rete! E pareggiamo il conto dei gol, ma siamo con un rigore in più, l'aveva intuita stavolta però Pickford. Due rigori a segno per parte, ma un tiro in meno per gli inglesi che ora vanno ad esibirsi dal dischetto con Rashford. C'è stato il fischio dell'arbitro, Rashford che non parte, va in orizzontale, poi punta la porta, quasi si adagia, ferma palo, fuori, 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 ha sbagliato Rashford. Ha sbagliato Rashford, quindi due gol per gli azzurri, due gol per gli inglesi. Federico Bernardeschi, tocca a lui, tocca a Federico Bernardeschi, saltella sulla linea di porta Pickford, prende la rincorsa a Bernardeschi dopo il fischio dell'arbitro, il tiro, rete, centrale Bernardeschi e andiamo in vantaggio. Dopo quattro rigori, tre gol per noi e due per gli inglesi che però hanno tirato solo tre volte e vanno adesso al tentativo di gol dal quarto, tentativo dal dischetto. Tocca a Sancho, tocca proprio a lui, al giovanissimo Sancho. Sancho contro Donnarumma, rincorsa più breve questa volta, gente che non vuole guardare, parte Sancho, il tiro, la prende Donnarumma! La parata Donnarumma! La presa Donnarumma! E adesso è il quinto rigore, è il quinto rigore che può essere quello decisivo, gentili ascoltatori, può essere il rigore decisivo, può essere questo il rigore decisivo, probabilmente andrà Jorginho sulla sfera, il pallone adagiato ora sul dischetto, Pickford che ancora una volta passeggia nervosamente, sta per partire la rincorsa di Jorginho, grande tensione ovviamente, in questo momento il fischio dell'arbitro, Jorginho. La sua rincorsa, il suo tiro, rete, no, l'ha presa, incredibile, l'ha presa Pickford, incredibile. Adesso c'è l'opportunità del pareggio da parte degli inglesi, Saka sul pallone, batterà con il mancino, il quinto rigore della serie della nazionale inglese, prende anche lui una breve rincorsa, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Saka, il tiro, siamo campioni d'Europa, 23, 54 minuti in Italia, l'Italia è campione d'Europa per la seconda volta della sua storia, la parata Donnarumma, un tricolore sventola sul tetto d'Europa, le lacrime degli azzurri che hanno raggiunto il massimo risultato, abbiamo vinto noi, siamo avanti noi e lo siamo definitivamente stavolta, siamo i campioni d'Europa, dopo che non siamo riusciti a partecipare a un mondiale, gentili ascoltatori, possiamo finalmente piangere di gioia perché Gigio Batman Donnarumma ci ha regalato la più grande soddisfazione, anche Spinazzola che esulta con i suoi compagni di squadra, il calcio
torna a casa, il calcio torna dove è nato, tra le piazze di Firenze la Magnifica, e l'entusiasmo che dilaga a Roma, la città eterna, prima di scendere a bagnare la sua gioia.